Siamo in compagnia del Sud Sound System con una presentazione di un album che ha un titolo che già mi appassiona molto: l'intelligenza naturale al tempo dell'intelligenza artificiale, che ormai si sta prendendo la scena totale. Vogliamo ribadire l'importanza dell'essere umano, quindi dell'umanità. Le tecnologie ben vengano, ci aiutano, l'intelligenza artificiale lasciamola agli uomini di scienza, ai medici, agli ospedali. Hanno scoperto un sacco di terapie, di medicinali importanti per le malattie rare, ma gli artisti non hanno bisogno, diciamo, di farsi scrivere i testi dall'intelligenza artificiale. Solo i testi, le musiche. Noi per esempio abbiamo, il nostro cervello è una pentola che ribolle di testi. Ci meravigliamo che ci sia gente che vuole affidarsi all'intelligenza artificiale per scrivere il tormentone. Ragazzi, non dovete tormentare nessuno, la musica non deve tormentare, la musica è una medicina che deve far star bene le persone, anzi semmai togliere i tormenti e far salire in noi il piacere della vita. Insomma, un'estate senza tormenti. Era importante che non siano, insomma, lasciamo stare i tormentoni, ma il vero piacere della vita deve ritornare, il vero piacere di essere tra la gente, il vero piacere di condividere le emozioni vere non fanno parte dell'artificialità della persona. Dunque questo periodo ce l'ha fatto capire, molti si sono affezionati a questo tipo di vita, noi non ci affezioneremo mai, perché l'importante è godersi la nostra musica, la musica ce la godiamo insieme a tutti voi. Musica sul Sound System, diciamo che sono stati i precursori delle dancehall style, del ragamuffin made in Salento, ma soprattutto hanno sempre sbandierato le loro radici, il Salento, l'hanno portato in giro per il mondo e siete rimasti coerenti anche col vostro progetto musicale. Diciamo, non vi siete venduti? Sì, diciamo, la musica ci ha dato la possibilità di oltrepassare i confini, di arrivare ovunque, e rimanendo sempre noi stessi, anche perché siamo nati come un gruppo semplice di amici che amava cantare e divertirsi con la musica, e tuttora quella passione ci accomuna e ci permette di ancora di scrivere canzoni e di vivere la musica in modo naturale, in modo tutti insieme. Per quello il testo intelligenza, il titolo Intelligenza Naturale, proprio perché la musica appartiene alla naturalezza delle persone, al vivere quotidiano, al gioire quotidiano e sentire delle vibrazioni che fanno star bene. Insomma, si può fare senza algoritmi la musica, dai, possiamo farla senza. Si è sempre fatta, si è sempre fatta, e la nostra terra, quando si parlava di legame appunto con la terra, ci ha insegnato questo: devi stare con la gente, avere empatia, e questa esperienza, vedi, in anni non sospetti, ci ha permesso anche di dare un'identità al Salento, di aprire le porte del Salento anche a un'economia come quella del turismo, ma non solo. Oggi tutti i prodotti che vengono esportati al Salento, soprattutto quelli dell'agroalimentare, fondano, diciamo, la loro credibilità sulla nostra narrazione canora, è una cosa che a noi ci inorgoglisce, per non parlare poi che ormai in tutte le scuole si canta Le radici catieni come se fosse una preghiera laica, anzi preghiera. L'altro giorno proprio un sacerdote a Spinzano, durante la funzione, ha cantato Le radici catieni. Beh, c'è buio del cuore della vita. Diciamo che avete fatto tanto in questi anni, una delle mie prime interviste risale a 25 anni fa, quindi insomma siete sulla scena da tantissimo, meritatamente. Oggi tirate dentro anche un po' di artisti salentini, ci sono anche Negramaro, no? Ci sono molte collaborazioni. Tutti amici, sono state delle collaborazioni volute che cercavamo da tempo, ma abbiamo aspettato il momento giusto. Negramaro, Puccia, Antonio Castiglione, no, ma anche Enzi Alborosi completano, diciamo, la visione anche della nostra tecnica, quindi dell'hip hop, del reggae. Anche tanti artisti e musicisti che, insomma, che hanno collaborato in questo progetto: Diego Rizzo, Emanuele Calvosa, Gino Semeraro, Papaleu, tutta la Baga Ridim, tutti Negramaro, insomma, hanno suonato insieme. Dunque c'è una bella stesura di amici. Sei idee musicali, certo. Contaminate. Certo. È stata una bella collaborazione con tutti, perché tutti abbiamo trovato un incastro sia musicale che di melodie e di testo, come dire, non cose forzate, sono per ognuno, a ogni artista una mucciata l'acqua, come si dice. Chiaramente io credo che poi i tempi siano stati anche maturi per congiungere, insomma, chiudere quel cerchio che si era aperto tanto tempo fa. Con molti di loro siamo cresciuti insieme melodicamente, artisticamente, con le
feste, dunque vederci tutti quanti e stare insieme e dare piacere attraverso la musica è un qualcosa di meraviglioso. Il reggae, diciamo, è contaminazione, il reggae nasce nei Caraibi da africani deportati, ma che attingono sia dal mento, dal calypso, ma anche dal soul, dal funk, e che restituiscono questo bellissimo suono in levare. Anche la jam fa parte di quell'esperienza, cantare, condividere emozioni e stili diversi, il reggae è questo. Quindi troveremo anche in questo album musica calda che appartiene al Salento, ma voglio anche, dopo 30 anni, oggi distribuire un pezzo. È cambiato tutto il mondo, cioè come si fa adesso? Si va sui social? Guarda, è vero, è triste, è dura, era meglio con il CD e vinile, però il mezzo a volte non sottrae all'ascoltatore, che è colui al quale vogliamo arrivare, non lo sottrae dalla musica. Alla fine la musica, se dà valore, ora con un CD o con un file, spacca sempre. La musica ha sempre il suo valore, però stiamo facendo in cosa limitata, no? Li stiamo stampando. Stamperemo CD e vinili. Vinili e CD. Gli appassionati di vinili. Un sacco di appassionati che hanno comprato da anni i nostri vinili e i nostri CD, e sarebbe brutto non accontentarli. Chi ha collezionato tutta la nostra discografia ci tiene, e noi siamo come loro. Perfetto, grazie Sasha.